lasciano la libertà di scegliere. Ci chiedono se voi desiderate, quanto lo desideriamo noi, prendere contatto con noi, dimostratecelo, createci un'ambasciata. Non perché loro abbiano bisogno di un edificio dove poter essere accolti, ma semplicemente perché per costruire un'ambasciata occorrono delle condizioni, occorrono diciamo la presa di consapevolezza da parte dell'umanità dell'esistenza di questa civiltà extraterrestre e del fatto che sono loro ad aver creato ogni forma di vita sulla Terra, che sono loro i nostri creatori. E altre condizioni è che almeno un paese dia le autorizzazioni necessarie per costruire questa ambasciata, l'extraterritorialità e la neutralità di cui godono tutte le ambasciate, un'ambasciata che sarà dedicata unicamente agli Elohim, dedicata unicamente agli extraterrestri, perché qualunque popolazione venisse a contatto con l'umanità, purtroppo noi sappiamo che oggi come oggi, con il nostro livello di aggressività e di violenza, lanceremo subito dei missili e li colpiremo subito con la nostra attitudine bellicosa. E quindi gli Elohim ci chiedono: costruendo un'ambasciata per noi ci dimostrereste che avete preso coscienza della nostra esistenza, di chi voi siete, di chi noi siamo? E altra condizione indispensabile per poter preparare il ritorno dei nostri creatori sulla Terra è quello di poter dominare la nostra aggressività autodistruttiva. Ma può riuscire questo? I governi vi crederanno? Si può mettere da parte la violenza? Possono mettere da parte la violenza ogni forma di aggressività, soprattutto nella situazione attuale, dove ce n'è fin troppa? Questa è responsabilità di ognuno di noi, perché se pensiamo che chi ci governa è solamente una minoranza, la maggioranza è costituita dalla popolazione. Se pensiamo che questa minoranza che ci governa ci instilla informazioni che creano timore, paura, sofferenza, ma che poi la maggior parte del lavoro che condiziona questa umanità lo facciamo noi, la maggioranza, attraverso i nostri pensieri, attraverso le nostre azioni, attraverso il nostro comportamento, è responsabilità di ognuno di noi, di ogni essere umano sulla Terra, quello di poter cambiare questo pianeta e trasformarlo in un paradiso. Che ne dicano i governi, sta ad ogni essere umano cominciare a pensare positivo, cominciare a domare e dominare la propria violenza, la propria aggressività. Quindi è responsabilità non dei governi, ma di ogni essere, ogni singolo individuo. E a tal proposito Rael ha lanciato nel 2012 una campagna dal titolo Un minuto di meditazione per la pace, perché Rael ci dice che ogni pensiero, ogni parola e ogni sentimento che noi proviamo influenza tutto nell'universo, compresa ogni cosa sulla Terra. Di conseguenza basterebbe anche un solo minuto al giorno, un minuto dedicato a pensare alla pace, all'amore del mondo, che potremmo completamente cambiare e stravolgere questo pianeta e veramente abbassare il livello di aggressività e di violenza. Quindi non cominciamo a deresponsabilizzarci, a dare sempre la colpa a chi ci governa. Chi ci governa non fa altro che manipolarci, ma poi siamo noi che permettiamo a loro di manipolare il nostro pensiero, le nostre parole e la nostra visione. Cominciamo a guardarci intorno e a guardare quello che c'è di più bello su questo pianeta. Abbiamo un paradiso intorno a noi. Prima di congedare la portavoce del movimento Raeliano Tapucci, vogliamo appunto proporvi una piccola riflessione. Abbiamo parlato di forme di vita aliene, forme di vita quindi extrasensoriali che si manifestano ma ancora non entrano in contatto con noi. Abbiamo parlato di governi da convincere, ci viene subito in mente forse Mosè che va a convincere il faraone nella Bibbia con i cosiddetti segni, il bastone, il suo braccio, della possibilità quindi la liberazione di Israele. Oppure perché no, magari semplicemente il famoso fumettista americano Bill Watterson che ha detto semplicemente non abbiamo prove dell'esistenza di altre forme di vita aliena, appunto proprio perché ancora non ci hanno contattato.
restate con noi.